nessun tipo di agevolazione per le calamità naturali, quindi tutti i rischi connessi alle bizzarrie del tempo possono o potranno ricadere sopra le spalle degli agricoltori, non essendo previsto nessun tipo di sostegno nemmeno per il timido esperimento che è stato condotto l'anno scorso delle assicurazioni agevolate per quanto riguarda le coltivazioni. E sicuramente questo è un elemento importante, perché ottenere un beneficio del 50% per la stipula delle polizze assicurative, che tra l'altro era possibile stipulare anche per le cosiddette crisi di mercato, venendo meno l'aiuto statale, è chiaro che questo rende praticamente impossibile accedere a questo tipo di agevolazioni. L'altro problema di tutta attualità è quella legata ai carburanti agricoli. Anche questo rappresenta un costo di produzione molto, molto incisivo sulla redditività delle colture. Abbiamo sentito da Di Donato che le nostre patate costano 7-8 centesimi mediamente in più rispetto a quelle della concorrenza. Saranno buone, saranno ottime. Il consumatore magari vorrà riconoscere tutte queste caratteristiche positive, però quando nella grande distribuzione il consumatore trova delle patate che sono più convenienti, è chiaro che la scelta ricade su quelle che sono più convenienti. I carburanti e l'energia rappresentano una palla al piede notevolissima per le aziende nostre, tant'è vero che è assolutamente necessario intervenire anche qui a livello nazionale per cercare di modificare le tabelle etereculture e fare in modo che il quantitativo di gasolio che può essere concesso alle aziende in maniera agevolata sia sicuramente superiore a quello che viene attualmente attribuito. Poi abbiamo delle scelte anche e soprattutto di carattere regionale e qui altri due elementi di costi di produzione eccessivi che potrebbero non rendere competitive non solo le patate ma anche le altre produzioni orticole sono quelle legate purtroppo all'annoso problema dell'irrigazione dell'acqua. L'acqua e l'irrigazione portano dietro con loro anche la questione relativa ai costi energetici, perché per irrigare si usa il gasolio, si usano i trattori e quindi di conseguenza è tutto un giro vizioso. È necessario assolutamente che il nuovo governo regionale sia nelle condizioni di poter riprendere la strada dell'impianto irriguo della Piana del Fucino, che può sicuramente rappresentare la chiave di volta per ridurre in maniera sostanziosa i costi di produzione e rendere di nuovo conveniente e competitivo tutte quante le nostre produzioni. In ultimo, sempre legato ai costi di produzione, qui i relatori precedenti ne hanno parlato, sia il professore nella professoressa dell'Ipsia, ma sia anche l'ARSA, è quella della ricerca e dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione sono indubbiamente i due aspetti forse meno appariscenti, ma sicuramente fondamentali per l'abbattimento dei costi di produzione. La ricerca e l'innovazione non riguarda esclusivamente la produzione di nuove varietà, non riguarda solamente la produzione di varietà più, diciamo, dal punto di vista alimentare più appetibili. La ricerca e l'innovazione riguarda a largo raggio anche le tecniche di coltivazione. Un convegno analogo a questo, proprio all'inizio, quanto è stato inaugurato l'anno internazionale della patata, non so Recinelle ti ricordi, presso l'ARSA d'Avezzano, sono venuti tecnici di altre parti d'Italia dove i quali sono impegnati anche nelle tecniche produttive, quindi ricerca e innovazione a tutto campo. E qui è chiaro, l'ARSA lavora per quello che può e riesce a fare, l'Ipsia riesce a fare, molto dipende anche, abbiamo sentito dalle parole del dottor Casaccia che addirittura le università locali non sono state nemmeno nelle condizioni di poter offrire un sostegno scientifico alle iniziative, alle idee che vorrebbe portare avanti l'ARSA,
e questo è tutto dire sullo stato della nostra, diciamo, della nostra ricerca nel nostro particolare settore. Io non aggiungerei altro, vorrei sempre ribadire questo fatto: il governo nazionale e il governo regionale devono essere molto più attenti alle questioni dell'agricoltura. L'agricoltura, e lo vediamo in questa manifestazione, non è solamente sangue, non sono solamente prodotti di nicchia, non sono solamente questioni di, che riguardano un basso impatto economico. L'agricoltura è quella che viene fatta nel fucino, un'agricoltura imprenditoriale, un'agricoltura dove gli investimenti sono notevolissimi, un'agricoltura che assorbe una quantità di manodopera molto, e un'agricoltura che riesce a dare il sostegno e il sostentamento a un intero territorio e a un'intera comunità. Vi ringrazio.